Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo fatto quella famosa prova che volevamo fare con la telecamera dell'Avance View che l'altra volta avevamo presentato. Quindi abbiamo provato a collegare il nostro Echo Show 5 direttamente alla telecamera e vi facciamo vedere com'è andata. Ma prima, sigla! Allora, per prima cosa andiamo nell'app di Alexa perché dobbiamo attivare la skill. Quindi andiamo su skill e giochi, facciamo un bel cerchiamo Once View, questa è l'app, è la skill e l'abilitiamo all'uso. Le stesse credenziali che abbiamo inserito per la registrazione dell'account le ripetiamo qui e facciamo sign in. Ok, la skill Once View è stata collegata con successo. In automatico dall'app di Alexa, una volta collegata la skill, clicchiamo Scopri dispositivi. A questo punto Alexa cerca la telecamera. Siamo giunti quasi al termine. Vediamo se la trova. Nessun dispositivo rilevato. Cerchiamo di nuovo. Allora, vediamo un attimo, perché magari. Allora, prima avevamo già fatto una prova e ce l'aveva trovata al primo colpo. Vediamo un attimo in dispositivi facendo. Eccola lì. Infatti, avendola trovata già prima, la troviamo nella parte in alto come telecamere. Vedete, nuovo dispositivo, telecamera sala. Quindi a voi invece dirà o l'ho trovata senza alcun problema, state tranquilli. A questo punto la telecamera e l'Echo Show comunicano tra loro senza alcun problema. Passiamo a questo punto all'operatività e vedere un attimino come si vede, che tempi di reazione ci sono nella visualizzazione sull'Echo Alexa, visualizza telecamera sala. Ok. Non è molto veloce la connessione. Però adesso c'è. Ed ora c'è. Allora, siamo in piedi, ci vedete, stiamo facendo il video. Mi provo a girare verso Miki. Vediamo, mi sono girato, eh. Ci sono circa 10 secondi di ritardo, quindi se la dovessimo usare come baby telecamera per il nostro bambino, diciamo che se il bambino si sta arrampicando sulla culla, sentite anche l'audio, arriva abbastanza in ritardo. Diciamo che l'immagine è ottima, perché comunque la qualità dell'immagine è veramente buona. L'unica cosa è questo ritardo che è molto marcato. Dopodiché abbiamo notato, avendo fatto la prova prima, che non potete comandare la telecamera, quindi ruotarla, perché la telecamera in questione ha la possibilità di essere ruotata. Per quello dovete utilizzare sempre l'AX originale di Mass View. Allora, abbiamo effettuato le prove, come avete visto. Allora, a parte quel dettaglio iniziale dove una volta abilitata la skill non veniva riconosciuta da Alexa la telecamera, ma questo perché precedentemente, come vi diceva mio fratello, precedentemente avevamo già fatto delle prove, quindi era già lì, bella che pronta, e giustamente dice: quali altri dispositivi ti devo trovare? Te l'ho già trovato, quindi non mi basta fare nient'altro che andare nella home page dei dispositivi, nella parte in alto far scorrere tutti i dispositivi e troverete immediatamente la telecamera. Fatto questo, date il comando al vostro Echo Show 5 e vi comparirà l'immagine. Allora, i pro sono che la telecamera comunque ha un'ottima qualità e sullo Show 5 si vede perfettamente. I colori sono molto accesi, contrasto, tutto perfetta l'immagine. Il problema grosso è il ritardo. Si ha un ritardo veramente importante da quando si dà l'accesso alla telecamera alle immagini che arrivano. Questo è un problema che avevamo letto, che veniva riscontrato da parecchi utenti. Speriamo che col tempo e vari aggiornamenti si possa avere un qualcosa che vada un po' più veloce, perché questo ritardo è davvero importante. Quindi diciamo che l'Echo Show, utilizzarlo come baby monitor, no, per la sicurezza proprio. Un bambino in 10 secondi può fare il mondo, pertanto Assolutamente no. non è consigliabile utilizzarlo come baby monitor. Dovete comunque sempre, per avere una risoluzione ancora più ottimale e avere una
un riscontro molto più veloce guardare l'app direttamente dalla telecamera. Quella è la cosa migliore in assoluto. Anche perché comunque, come vi dicevo prima, non c'è la possibilità di muovere la telecamera dal vostro Echo Show, quindi anche toccando il touch la telecamera non si muove. Abbiamo provato anche a dare un comando vocale, ma non funziona. E quindi diciamo che i contro sono molto di più dei pro, e non consigliamo di collegare il vostro Echo Show 5 alla telecamera, cioè risulta un attimino inutile. Diciamo che quindi, avendo questa pecca, l'Echo Show 5 perde parecchi punti. Per adesso sì, bisogna vedere in futuro se con un aggiornamento magari il frame rate di trasmissione aumenta, in modo tale che l'immagine arriva un po' più in diretta e un po' più fluida, perché per adesso... Quindi pagarlo 89 euro prezzo pieno, 59 in offerta, giù di lì, sinceramente meglio un Echo Dot classicissimo, fa le stesse identiche cose. Però questo è il momento, poi magari utilizzandolo scopriremo nuove funzioni e faremo altri video per spiegarlo. Quindi, concludendo, per noi per adesso no. Il collegamento con la telecamera almeno è un no. Poi avrà, come diceva Marco, tante altre funzioni che scopriremo insieme più avanti, ma per adesso siamo rimasti un po' delusi da questa cosa. Ricordiamo solo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, che stavolta sarà qua. No, qua, no, di qua. Facciamo vabbè, la troverete comunque. Da qualche parte la metto. Lasciate dei commenti, lasciate un bel mi piace, siamo qui per ascoltarvi, per confrontarci. Utilizzate sempre la sezione dei commenti se avete domande o dei suggerimenti. Vi ricordiamo i link che abbiamo messo qui sotto per poter acquistare i prodotti che vi abbiamo presentato o quelli che riteniamo comunque opportuni da poter acquistare. E cosa dire? Al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!